Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del pesce neon e il pesce cardinale, rispettivamente il Paracheirodon innesi e Axelrodi. Questa specie appartiene alla famiglia delle Caracide e proviene dalle zone del Brasile e dal fiume Orinoco. Il corpo è sottile allungato e gli occhi grandi. Il dorso è grigiastro marrone con una linea orizzontale ampia, azzurro elettrico, talvolta con sfumature verdi, che dall'occhio arriva fino alla pinna caudale. Gola e ventre sono rosso acceso, le pinne trasparenti e la mascella è dotata di denti appuntiti. Questi pesci prediligono acque chiare, anche se non limpide, tenere ma solo leggermente acide. La differenza sostanziale fra neon e cardinali risulta sicuramente nelle dimensioni, i neon piccoli e i cardinali più grandi, e soprattutto nella colorazione della pancia. Per quanto riguarda i cardinali abbiamo una macchia che va dalla coda fino alla gola, per quanto riguarda i neon invece la macchia si ferma a metà del corpo. Il ciclo vitale di un pesciolino, che sia neon o cardinale, arriva a 4 anni. Il neon o cardinale è un pesce da branco. È un pesce che va acquistato in almeno 5-10 esemplari e sistemato in acquari da almeno 50 litri. Si ricorda di allestire l'acquario con colori scuri in modo tale che la sua livrea risalti al meglio e allestire con piante e vegetazione ai lati e sul fondo in modo tale che questi pesci abbiano un buono spazio di nuotata. Si ricorda che sono molto pacifici, vivono in branco e si abbinano bene con altre specie pacifiche. Da stare attenti e sconsigliato la convivenza con i grandi o medi ciclidi. Per tutti questi motivi i pesci neon o cardinali saranno indicatissimi per quegli acquari molto piantumati o in allestimenti naturali, perché sono pesci piccoli e non andranno né a mangiare né a spostare l'allestimento di piante, sassi o sabbia. Il dimorfismo sessuale fra maschi e femmine non è molto evidente, ma il più delle volte le femmine esibiscono un corpo più grosso e gonfio sull'addome rispetto ai maschi. È oviparo e la fecondazione è esterna. Non ci sono cure verso le uova da parte dei genitori e la riproduzione è abbastanza difficile in acquari casalinghi. Per favorire la riproduzione, semmai aumentare l'acidità dell'acqua e la temperatura fino a 24 gradi. Le uova, che più o meno saranno 150-200, si schiuderanno da sole dopo 24 ore. Per quanto riguarda l'alimentazione di questi pesci, sono fondamentalmente pesci carnivori, quindi gradiranno scaglie o granuli di origine proteica, di origine non vegetale, e anche l'esca viva, come ad esempio l'artemia salina. Le dimensioni massime che può raggiungere un neon sono 3 cm, mentre il cardinale anche 5. Il livello di nuotata o spazio occupato è totale, perché sono pesci da branco e quindi occuperanno un grande spazio tutti insieme. Il range della temperatura ideale è fra 22 e 28 gradi, il pH è fra 5 e 7 e il GH fra 3 e 8. Se decidete quindi per l'acquisto di questi pesci, neon o cardinali che siano, vi diamo un'indicazione del prezzo: 2-3 euro per esemplare. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping Lab e materiale tecnico. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Vi invito a cliccare mi piace e aggiungere un commento per eventuali domande. Iscrivetevi al nostro canale per ulteriori news. Grazie!